No, ma scusate, adesso Amazon consegna anche la Premier League? Eh sì, ed è già successo, tra il 3 e il 5 dicembre Amazon Prime Video, la piattaforma di streaming di Jeff Bezos, ha trasmesso 10 partite di Premier League nel Regno Unito. Tra queste l'attesissimo derby di Liverpool, e non è tutto, gli inglesi ne vedranno altre 10 tra Natale e il Boxing Day, la festività britannica in cui lo sport la fa da padrone. Certo, che Amazon si avvicini ai grandi eventi sportivi non sorprende, in passato aveva già fatto incetta di partite di football americano e di tennis. Solo per questa nuova avventura calcistica però il colosso dell'e-commerce ha investito 118,5 milioni di dollari in diritti. Ma che strategia c'è dietro? Perché Amazon si interessa al calcio e cosa cambia per il settore dello streaming? L'entrata di Amazon nel settore della trasmissione di contenuti sportivi in diretta rappresenta uno dei passi più importanti della strategia del colosso di Jeff Bezos in merito alla strategia di bundling. L'impresa, attraverso la creazione di un pacchetto di offerte di servizi differenziati, streaming video, streaming musicale, ovviamente commercio elettronico e servizi cloud, cerca di attirare verso la sua offerta clienti che prima non erano disposti a pagare per i tradizionali servizi di Amazon, ma che sono molto appassionati di calcio. Inoltre, questa strategia crea più concorrenza in un settore tradizionalmente molto concentrato come quello televisivo. L'obiettivo è vincere la corsa ai nuovi utenti anche attraverso canali nuovi. Fidelizzazione alla piattaforma prima di tutto. L'idea è andare a intaccare così il primato di Netflix, che nel Regno Unito conta 11,3 milioni di iscritti contro i 9 di Amazon. Amazon padrona anche del calcio? Vedremo se questa sfida all'ultimo account finirà ai tempi supplementari.